Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Che spettacolo! Che spettacolo! Meno male che avevo Apple Watch Ultra. Amici di Dottor Apple Italia, benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente, come avrete intuito dalla sigla, oggi voglio fare la mia personalissima recensione su lui, ovvero Apple Watch Ultra. Prima di cominciare, però, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciare un bel like, attivare la campanellina degli avvisi e naturalmente seguirmi sui miei vari social network. Quindi, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e naturalmente sul mio blog drappleitalia.com. Siamo arrivati all'ottava generazione di Apple Watch e Apple affianca alla classica lineup un modello decisamente sopra le righe, una versione pro di Apple Watch, come già abbiamo la possibilità di avere su iPhone. Perché però chiamarlo Ultra? Perché Apple Watch Ultra è un Apple Watch pompato fino al limite del possibile. Tradotto in termini pratici, abbiamo un display più grande e luminoso, una precisione GPS mai vista, materiali costruttivi sulla carta iperresistenti come lo zaffiro e il titanio, possibilità di essere usato come computer da immersione. E soprattutto un'autonomia decisamente maggiorata rispetto agli standard che Apple Watch ci ha abituato, ma purtroppo non ancora paragonabile ai concorrenti. Iniziamo dalla prima differenza con Apple Watch serie 8: dimensioni e materiali. Questo Apple Watch Ultra, infatti, è disponibile in una sola versione, ovvero quella da 49 mm. Al polso risulta visivamente ingombrante, ma decisamente più leggero di quanto si possa immaginare. L'unica pecca è l'utilizzo sotto le camicie, non ci sta sotto tutte e spesso si è costretti a dover rinunciare ad abbottonare il polsino, se quantomeno si vuole leggere l'orario di tanto in tanto. Per quanto riguarda i materiali costruttivi, abbiamo il titanio per la cassa e il vetro zaffiro piatto a protezione del display. La curvatura dello schermo dell'Apple Watch standard qui lascia il posto a un display completamente piatto che alla presentazione, sono onesto, mi fece storcere un po' il naso, ma che ora non posso fare altro che ammirare. Il display è un OLED LTPO con funzione di Always On Display e soprattutto una luminosità che arriva a ben 200 nits, ovvero il doppio rispetto a Apple Watch 8, il che si tramuta in una visibilità eccezionale all'aperto e alla luce diretta del sole. Peccato per il bordo nero lungo la cornice che, con quadranti chiari o colorati, stona un po' con l'eleganza complessiva del dispositivo. Apple Watch Ultra è un orologio destinato praticamente ad ogni tipo di sport, quindi non può che essere super resistente. E lui lo è all'acqua fino a 100 metri di profondità, anche se nelle immersioni in realtà lo è fino a 40 metri, con tanto di certificazione EN13319. È resistente inoltre alla polvere con una certificazione IP6X e ha superato test militari per altitudine, shock termici, immersione, congelamento, ghiaccio, pioggia gelata, urti e vibrazioni. I sensori sono parecchi. Troviamo quello di indicazione della profondità, indispensabile come computer durante le immersioni, visto che viene realizzato anche per questo scopo specifico. Il sensore di temperatura dell'acqua, quello della nostra temperatura corporea, ma specifico per uso femminile, una bussola, l'altimetro, il cardiofrequenzimetro ottico che invia notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, ed il sensore dei livelli di ossigeno nel sangue, molto utile e preciso. Le funzioni software, ad eccezione dell'app Ocean Pure, specifica per le immersioni, sono le stesse di Apple Watch 8, con una nuova bussola che permette di salvare delle posizioni per poi tornare sui nostri passi indicandoci solo la direzione
verso la quale andare. Di default possiamo usufruire della versione cellular, utile per usare Apple Watch separatamente da iPhone con un piano cellulare dati dedicato. Il microfono con altoparlante è finalmente performante e davvero utile per le chiamate in viva voce, sia in entrata che in uscita. Devo dire che l'ho testato personalmente con diverse telefonate e l'audio è eccezionale, cosa che invece non si ha su Apple Watch perché l'interlocutore spesso e volentieri dice che non ci sente bene. Altoparlante che può essere sfruttato anche come sirena d'emergenza da 87 decibel, che in caso di necessità ci permetterà di essere uditi fino a oltre 100 metri di distanza. Molto utile il tasto azione arancione situato nella parte opposta alla corona digitale e personalizzabile tramite l'app Watch su iPhone con alcune azioni rapide. Io l'ho impostato ad esempio sulla torcia e devo dire che è veramente utile in caso di bisogno. Capitolo cinturini. Tutti compatibili, quelli delle taglie 42, 44 e 45 mm, nonostante l'attacco di Apple Watch Ultra si è dichiarato da 49 mm. Tuttavia, quelli delle primissime generazioni o su alcuni modelli di terze parti a volte si fa fatica ad agganciarlo. Il cinturino Alpine Loop che ho scelto io per la versione di Apple Watch Ultra è molto bello, ma anche decisamente scomodo sia da mettere che da togliere. Ho visto in Apple Store il modello Trail Loop e quello Ocean e mi è piaciuto molto il primo, che ricalca un po' la versione Sport Loop, ma ho trovato veramente orribile il secondo e sinceramente i prezzi di vendita, 99 euro per tutti e tre i modelli, sono secondo me esorbitanti. A colpirmi sono stati soprattutto il peso, decisamente l'aspetto che mi ha stupito di più, perché mi aspettavo un orologio pesante, soprattutto da tenere al polso. In realtà il titanio fa un ottimo lavoro e permette di avere un orologio decisamente leggero. Mi ha stupito anche l'elevatissima precisione del GPS e naturalmente l'autonomia. Con un utilizzo standard si arriva tranquillamente a 2 giorni pieni prima di metterlo sotto carica. Con il risparmio energetico invece attivato, i giorni di autonomia arrivano anche a 3 tranquillamente. Altro aspetto da non sottovalutare è la dimensione del display, che essendo più largo rispetto al modello standard agevola notevolmente la risposta ai messaggi tramite la tastiera integrata a WatchOS 9. Come avrete capito, questo Apple Watch Ultra mi è piaciuto davvero tanto. L'ho trovato completo e finalmente con un'autonomia ideale e migliorata rispetto alla solita di tutti gli Apple Watch, che onestamente non andava oltre la giornata di utilizzo. Il vero problema, secondo me, è semplicemente uno, ovvero il prezzo, perché 1.009 euro per uno smartwatch è un prezzo completamente fuori controllo. Sì che questo smartwatch è destinato ad un pubblico dedicato, chi fa sport estremi, chi lo usa per un'intensa attività fisica, ma secondo me non potrà mai sbaragliare la concorrenza della fascia di orologi per la quale vuole competere, perché diciamoci la verità, chi è abituato a un Garmin continuerà ad usare un Garmin e non passerà mai ad Apple Watch Ultra. Quindi trovo che questo smartwatch sia solamente indirizzato verso una fascia di pubblico che desidera avere uno status symbol al polso, una sorta di Rolex tecnologico, forse giusto per vantarsi di poterselo permettere. Il mio consiglio quindi è quello di rivolgervi comunque alle versioni standard di Apple Watch, quindi Apple Watch 8, ma anche il serie 7 è più che sufficiente per un utilizzo normale, e dare anche un'occhiata a Apple Watch 6. Se volete risparmiare anche su Apple Watch Ultra, ovviamente si può andare sul mercato dei ricondizionati e per questo non posso fare altro che consigliarvi il sito di trenddevice.com, dove troverete sicuramente dei ricondizionati di ottimo livello a prezzi comunque accessibili.
Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile. Ho voluto portarvi una mia recensione di questo smartwatch della Apple. Ci ho messo un pochettino perché ho voluto testarlo bene. E quindi, che dire, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ovviamente alla prossima, sempre qui sul canale. Ciao!